il nuovo presidente della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Gerardo Bonifati. Gerardo Bonifati è eletto presidente nazionale della FITTP, Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Subentra l'uscente Benito Ripoli, che ha guidato l'ente per 4 mandati. L'elezione si è svolta a Grottammare, Ascoli Piceno. Gerardo Bonifati, da quasi 20 anni, fa parte della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, già assessore della Giunta federale, ha diretto il Dipartimento Cultura, già vicepresidente nazionale, direttore artistico della Proloco di Castrovillari, dal 1978. Componente dello stesso gruppo folclorico, premiato nel 2015 con l'Oscar Mondiale del Folklore da parte dell'IGF, primo calabrese nonché primo castrovillarese a ricoprire questo prestigioso incarico. È veramente una gioia infinita che sto condividendo con tutti i miei amici, con la nostra associazione, un obiettivo ambizioso. Stiamo mettendo in atto ovviamente il nuovo programma che abbiamo proposto durante l'assemblea, che è un programma a sua volta ambizioso, che vede ovviamente atto alla valorizzazione sempre più di quello che è l'opera di ricerca e di studio dei gruppi folclorici italiani. Quindi cercheremo di dare vita a nuova vita. Congratulazioni anche da Francesco Repice, giornalista eccellenza del calcio contemporaneo, e dal presidente del Galpollino, Domenico Pappaterra. Ho ammirazione, un minimo di gelosia e di invidia, perché comunque un calabrese, adesso non vorrei dire, per noi è sempre un pochino più difficile. So solo che sicuramente questa carica è finita in buone mani. Conclude alla grande quella che è stata una sua esperienza molto lunga anche all'interno della federazione. E oggi che arriva questo importante riconoscimento, ovvero quello di guidare addirittura a livello nazionale, da presidente nazionale alla federazione, credo che dia soddisfazione non solo a lui, ma credo che riempie di gioia tutti quanti noi. Il primo impegno? Primo impegno sarà, adesso avremo nel mese di novembre 2 appuntamenti importanti, il board dell'IGF, che è la confederazione dei gruppi folclorici in tutto il mondo, omaggio a Prete Pio a San Giovanni Rotondo, e poi il forum di tutti i gruppi folclorici italiani a Treviso. Ad Ascoli Piceno anche il presidente della Proloco di Castrovillari, Eugenio Iannelli, e tutto il CDA.